La sindrome di Down non è una tragedia. L'ignoranza è una tragedia. Anonimo. In palestra si allenano, acquistano equilibrio e armonia dei movimenti, a cavallo sviluppano senso di responsabilità, in ogni caso si divertono e fanno quello che tanta gente pensa non possano fare. Quanto tempo fai sport? Da tanto tempo che lo faccio lo sport, sono parecchi anni che lo faccio insieme a loro. Lo sport aiuta a scoprire possibilità nuove, a conoscersi meglio, a spostare sempre un po' più in su l'asticella dei propri limiti. E questo è vero a tutti i livelli, dal professionismo a chi pratica qualche disciplina a livello amatoriale o semplicemente per divertimento e per stare in forma. A Salerno, nella palestra Acquamare, insieme agli agonisti della squadra di ginnastica di serie A2, si allenano numerosi ragazzi e adulti con la sindrome di Down, seguendo un percorso atletico specifico. Abbiamo i saltellini nei cerchietti, proprio per far sviluppare questa attitudine nella spinta e nell'utilizzo dei piedi in maniera corretta. Oppure sviluppare un equilibrio, quindi una camminatina sulla trave, un asse di equilibrio, dove loro, utilizzando appunto il baricentro del proprio corpo, tendono a posizionare i piedi uno avanti all'altro e a sviluppare appunto questa possibilità di mantenersi in equilibrio anche se l'asse è ristretta. Poi utilizziamo dei tappeti per fare dei rotolamenti, perché spesso si tende, diciamo, a sviluppare un po' le articolazioni sull'asse longitudinale, quindi in questo caso posizionandosi in maniera supina, rotolando sull'asse trasversale, tende a sviluppare altre capacità motorie. Come ti senti? Mi sento più libera con quel sport. Se la sai praticare ti dà moltissima soddisfazione la ginnastica artistica. Ginnastica, ma non solo, c'è chi è attratto anche da altre discipline. 100 metri, staffetta, salto in lungo. Attenzione particolare è riservata ai più piccoli. Mettiamo al centro del nostro progetto proprio l'idea del bambino nella sua pienezza. Lavoriamo per fargli scoprire il mondo circostante, quindi la relazione con lo spazio e il tempo. Altre abilità e sensibilità vengono potenziate con l'ippoterapia e l'equitazione. A Pontecagnano, nella fattoria sociale Nonno Emilio, gestita da Rete Solidale, molti ragazzi sviluppano un senso di responsabilità grazie al contatto con gli animali e alla loro cura. E non tutti i ragazzi con disabilità possono andare a cavallo. Quali sono quelli più adatti ad questo approccio? Beh, sicuramente noi abbiamo un bel gruppo di bambini con la sindrome di Down, sono particolarmente predisposti proprio all'approccio. Ci sono delle persone che hanno proprio paura dell'animale, perché comunque il cavallo è un animale importante, pesa quintali, grosso e può far paura, quindi non è che a tutti i costi dobbiamo mettere un ragazzo sul cavallo. Ci sono altre tecniche, per esempio con la pet therapy, che noi utilizziamo, l'allevamento delle caprette, delle papere, il pollaio che abbiamo, quindi una diversificazione anche dell'uso dell'animale. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. 21 marzo 2016, giornata mondiale della sindrome di Down. But I see it in you, so we can walk it out. We gon' walk it out and move on down. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up and I do it 1,008 times again. And I'll rise up, I like the waves. I rise up in spite of the
the silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move, I won't dance. Bring it to its feet. Move.